Night Riders, The Cure Legend. Here's AFI with Just Like Heaven. No, ragazzi, non sono i Cure, ma bensì gli AFI. Siamo partiti ovviamente con l'anteprima Night Like This in ritardo di 25 minuti, ma recuperiamo, non vi preoccupate, la nostra serata non sarà assolutamente accorciata, terremo i nostri tempi come al solito, state tranquilli. Seconda canzone, la presentiamo, sono gli Hamolal con la loro version di Burn, qui a GBJ. Sleep. You know that you will always.
Di Burn, i Hammerall, complimenti, veramente vivissimi, grande, grande versione di Burn, ovviamente la soundtrack del famosissimo film Il Corvo, la prima edizione, bene, 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 21 e 23 minuti primi, ben sintonizzati, 2 novembre, quindi ci troviamo ovviamente in un periodo dove siamo con il pensiero verso i nostri cari che ci hanno lasciato, insomma sono giornate molto particolari, un po' di malinconia, e allora vediamo quello di affrontarla con la grande musica dei Cure. Partiamo con la soundtrack di Carnage Visors qui a CBJ. Carnage Visors, dura ben 23 minuti, anzi 27 minuti, ovviamente ne abbiamo ricordato una piccolissima parte, come ben sapete era la colonna sonora al documentario che fece il Cure all'epoca di Fate. Entriamo adesso sempre più nel mondo variopinto di Cure con Flame Song.
think I'm old, I'm feeling pains, and the wind is pulling like a sea, and love the world is so, so cold, it's like the cold when you were dead, and you smile, sometimes you make me feel like I'm living at the edge of the world. It's just the way I smile, I Song, due anni fa di questi tempi ero in Italia per la tournée e abbiamo un po' di mancolia, il tempo vola e purtroppo, ma comunque tornano l'anno prossimo, perciò perlomeno qui a Firenze. Bene, 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 Strange Day, ben sintonizzati e diamoci dentro, ragazzi miei. Partiti davvero forti, è Strange Day, dopo esserci ascoltati Play Song, Carnage Bezos, non male, 22 e 34 minuti primi, siamo partiti con qualche minuto di ritardo, ma recupereremo, strada facendo, è il momento di sinking. We'll be right back.
bellissima come sempre, intensa più che mai, Sinking, tratto dal live in Orange, sempre dal live in Orange, ci ascoltiamo alle 21.37, play for today. For today, sempre dal live in Orange, qui a DBJ, splendida serata, come no, a livello climatico per nulla, piove ormai da giorni purtroppo, è il momento di tau.
Robbed the Fate. Rimaniamo in 1981. Stiamo parlando dell'album Fate, un album fondamentale per la musica dei Cure, ma soprattutto per la musica dark o wave. Vittoria 44 minuti primi, GBJ qui in diretta con voi, Dark Chest. Abbiamo Devo Yotti direttamente dall'India. Welcome my friend from India. Lo salutiamo calorosamente, ci segue sempre, ne siamo veramente felici. Bene, 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 bene. All cats. Splendida l'atmosfera, stasera è una serata che sta un po' fra la malinconia e qualcos'altro, non si può assolutamente raccontare. 21:47 sono una giornata un po' dove ci si dedica ovviamente ai troppi cari che abbiamo perso e che sono là nel paradiso. Oh sì 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 signori, dopo esserci ascoltati All Cats Are Grey è il momento di Anniversary e direi proprio che ci sta proprio. Turn in pain, and I always let you go.
bellissimo questo brano, un po' dimenticato, è Anniversary, complimenti, veramente molto 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 bello. Ovviamente stiamo parlando di Cure, ovviamente stiamo parlando di Night Like This, ovviamente stiamo parlando dei fan dei Cure. Voi, solo voi, ci siete e ci state ascoltando. Salutiamo anche Walter, Walter che ci sta seguendo via video come tanti di voi. È il momento. L'album ovviamente riguarda quello del 2004, alla produzione c'era un certo Ross Robinson che volle dare un certo senso più emo alla band, Robert Smith si fece trascinare e ne uscì un album che per molti versi non soddisfò ovviamente la cosiddetta base dark dei Cure, dei fan ovviamente. Comunque ce l'abbiamo, lo ascoltiamo volentieri, abbiamo ascoltato Anniversary, abbiamo ascoltato The Promise ed ora ci ributtiamo nell'album Wish, andiamo in quel di New York al Madison Square Garden nel 1992.
21:56, Part 1992 dell'album Wish, la stiamo ascoltando nella serata di New York 1992, Madison Square Garden, Hepart, 21:57 minuti primi, 2 novembre, qui in diretta, A Night Like This, il momento... And the Lullaby Song, 21:59 minuti primi, abbiamo qui con noi collegato Flavio e Omar. Bene, 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 il nostro pubblico, il nostro popolo, dark e non, perché questa è la trasmissione che va bene per tutte le stagioni. Wish, ancora qui.
Never Let Me Go, finiva così. High, sempre più in alto. Ovviamente parliamo dell'album Wish. Stasera stiamo insistendo molto anche su questo disco del 1992 e abbiamo ovviamente scovato sempre da quella serata incredibile al Madison Square Garden di New York del 1992, Two Wish, Impossible Things. Questa atmosfera, The Wish Impossible Things, ma un po' tutto il programma che va su una certa direzione. C'è molto pathos, The Wish Impossible Things, ed ora alle 22.06 sfumiamo, entriamo nel mondo di Disintegration, lasciamo Wish e da Disintegration troviamo The Same Deep Water, I See You. Thank you.
The Same Deep Water, Azio, ovviamente tratto da Disintegration 1989, lo smash hit della band Cure, ovviamente 22.09, ben sintonizzati nel Night Like This. Siamo partiti con qualche minuto di ritardo, ma come vedete siamo in perfetta sintonia. E adesso entriamo nel mondo di pornografi con Summer Twins. Questo brano, Siamers Twins, stiamo parlando di una registrazione, le due famose date in quel di Berlino all'inizio del millennio, del nuovo millennio, per il DVD Trilogy. Siamers Twins, The Cure, siete qui collegati con Jimmy J, il vostro Dark Chest DJ, che come al solito in tutti i venerdì sera vi accompagna nella leggenda della band, The Last Day of Summer. We'll be right back.
easy. I never even tried. It used to be so easy. But the last day of summer never felt so cold. The last day of summer, l'ultimo giorno d'estate, Blood Flower 2000, l'album del 2000, l'album che diciamo chiudeva il cerchio con la trilogia, come ben sapete, Pornography, Disintegration e poi Blood Flower. Sempre da Blood Flower, sempre dalla serata in quel di Berlino, ci ascoltiamo Out of This World. Questo è un brano che io dedico a tutto quanto il mondo Cure, ovvero sia... Non è semplice sfumare dei brani che vorresti sentire fino al termine. Out of This World, uno di questi, ma come tutta la scaletta di questa sera, una scaletta che c'è, non so voi se avete capito, ma c'è una certa dose di magia all'interno. Adesso ci andiamo ad ascoltare More Than This. Loro l'hanno fatto per un episodio dei X-Files. Oh mamma mia, la mia testa. X-Files, loro ci hanno messo in un episodio questo brano, More.
your love. Tell me if it's true. Anywhere we are, it's all. Magia pura, X-Files, More Than This. Anche i Cure hanno partecipato con la loro musica. L'abbiamo appena ascoltata. More Than This, 22 e 22. Gioco di parole, 2 novembre, ovviamente abbiamo iniziato il mese di novembre, qui piove da ormai, ben sapete ciò che sta succedendo in Italia, voi che siete all'estero vedete tramite i telegiornali ciò che ci sta veramente capitando sulla nostra testa. The Big Hand, iniziamo con qualche curiosità. GBJ, stasera siamo veramente in una fase incredibile, c'è questo pathos, c'è questa atmosfera, c'è questa magia, sarà forse il tempo, sarà forse il periodo in cui stiamo vivendo in questo 2 novembre. Dopo The Big Hand, intanto salutiamo Helen, salutiamo Gustavo che ci stanno seguendo via video come tanti di voi. Eccolo qua Gustavo, hola genio, no, qui nessuno è genio, assolutamente, per l'amor del cielo, grazie. Bene, ragazzi miei, troppo gentili. We'll be right back.
Bertrand, l'avevamo ascoltato all'inizio con rifatta dagli Halomar e adesso abbiamo ascoltato proprio l'originale direttamente dai Cure, 22-28 minuti primi. L'omaggio che invece hanno fatto i Cure, Joy Division. Rise high, but emotions won't grow. We're changing our ways, taking different roads. Love will tear us apart again. Love will tear us apart. This bedroom so cold, you turn away on your side. Is my timing that poor? Have I feelings beyond dry? Death is still disappear. Have we kept through our lives? And love will tear us apart again. Tear us apart again. Che ha fatto la band, come ben sapete, Robert Smith e Ian Curtis hanno diviso insieme il palco nel 1979. Lower Tear Us Apart, 22-31 minuti primi da GBG Night Like This, in questo 2 novembre. Ed ora ci ascoltiamo Back On, uno degli inediti. Questo faceva parte del DVD che era all'interno del CD dell'album del 2004, che era il famosissimo DVD di presentazione dell'intero lavoro nel backstage della sala di registrazione.
Son, che poi non sarebbe niente poco di meno che la versione strumentale di Lost, 22 34 minuti primi. Siamo in pieno di video Cure, pieno di video Nightmare Bliss, un altro inedito. Bellissimo questo inedito, ragazzi, Sadecic, 22:37 minuti primi. Abbiamo ancora un brano che non è mai stato edito su album. Dopo Sadecic ci ascoltiamo gli Staved, ovviamente stiamo parlando. We'll be right back.
You Stayed, altro inedito, prima o poi lo faremo, una puntata tutta fatta assolutamente sugli inediti, ma proprio inediti, eh? Stasera, oggi è venerdì. Qui a JBJ, stiamo andando verso la conclusione, non vi preoccupate, non vi lascio immediatamente, ma tra poco è il momento di jazz.
ragazzi, quando si tratta di ballare, cantare insieme, Just Like Heaven, siamo tutti all'unisono, come si suol dire. 22:45 minuti primi, abbiamo ancora una decina di minuti da trascorrere insieme, non scordiamo la dall'album Four and Short to Dream. Rimaniamo con questo disco al 22:43 minuti same smile, yeah, it's the same, but it's not quite right.
is human. This is a freak show. I am bitter. She spins a wall. I'll have to stop. You got what I want. Stop! Dick Shaw! Fortnite Torture Dream! Ma noi rimaniamo ancora con questo disco, siamo al penultimo brano, The Rios Knows White, una bellissima black, veramente abbiamo fatto una bella setlist. Me ne vanto, stasera mi è piaciuta veramente. Poi non so voi, mi dicate voi, The Rios Knows White! Con questo brano che sta per giungere la nostra splendida serata, la serata che è iniziata in ritardo ma che abbiamo recuperato e abbiamo soprattutto ci siamo goduti veramente una setlist non male, piena di pathos, piena di atmosfera, e ora ci portiamo a capofitto nell'ultimo brano della serata, The Top, dell'album The Top ovviamente. 22:54 vostro Dark Chess DJ, vi auguro ovviamente la più sincera buonanotte. E noi ci sentiamo ovviamente per il chiudo venerdì prossimo, e per quanto riguarda invece GBJ domenica sera. Buonanotte a tutti quanti, vi lascio. Oh.
and I'd like the Cure letter.